Un solo allenamento per Simone Jacoponi, che non mette piede in campo da quasi un anno. 7 marzo 2021, Fiorentina-Parma 3-3. Assai probabile per questo che non venga gettato da subito nella mischia. Se così fosse, Guidi tornerebbe alla difesa a 4. Indisponibili Kodromaz per squalifica, causa infortunio, Furlan, Bellucci purtroppo stagione finita e Cucurullo. La novità sostanziale, Rossetti dal primo minuto, l'ex Pordenone non gioca titolare dal 2 ottobre, guarda caso, Teramo-Viterbese 1-0. Poi panchina, soprattutto problemi al ginocchio, 8 partite saltate, adesso il centrocampista Mancino sta bene. Il possibile 11, Perucchini, Trepali, Asio Smanovic o Buà, Soprano, Pinto e Mordini in difesa. A centrocampo Fiorani, Arrigoni e Rossetti davanti, Rosso e Cisco a supporto di Bernardotto, che sarà probabilmente rilanciato in tal caso da Andrea, partirebbe dalla panchina. Per contro la Viterbese è priva dell'attaccante Polidori, causa squalifica, rivitalizzata dal sontuoso mercato di gennaio, soprattutto dalle 2 vittorie conquistate fuori casa contro Imolese e Pesaro. In 6 delle ultime 7 sfide, 0 gol incassati dalla squadra di Punzi. 3-5-1-1, il probabile 11 Fumagalli-Trepali, D'Ambrosio, Ricci e Martinelli nel cuore della difesa. Calcagni e Pavlev sulle fasce, a centrocampo a dopo Megelaitis e Giuliano, in attacco Volpicelli alle spalle di Bianchimano, l'ex Domenico Mungo dovrebbe partire dalla panchina. Match importante, è uno scontro diretto che Guidi presenta così. La Viterbese ha chiuso il girone d'andata in fondo alla classifica, ma è perché di quell'annata è quando magari le cose ti vanno tutte male e magari un gruppo non riesce a esprimere il massimo del proprio valore. Quella era una squadra che era costruita per fare tranquillamente i playoff e a gennaio ha fatto un mercato, anche a detta di tutti gli addetti ai lavori, estremamente importanti. Sono pericolosissimi sulle palle inattive, hanno capacità balistiche col tiro da fuori, hanno saltatori in aria, hanno giocatori abili nell'uno contro uno. Dobbiamo fare una gran partita. Dobbiamo partire da quello che è stato il nostro spirito e il nostro atteggiamento con la Lucchese. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, a quello che dobbiamo fare, più che aver paura di quello che troveremo di fronte a noi.